Buonasera, grazie innanzitutto per essere tornata, una giornata importante perché dopo un anno Nino Spirlli ritorna con il suo diario Una vecchia checca di Minerva Edizioni, un anno che è stato praticamente correlato da tantissime novità, sia lavorative ma soprattutto appunto per quanto riguarda il libro, importanti perché hanno attraversato tutta l'Italia, sono andate anche all'estero. A breve ci sarà un'altra presentazione a Berlino e sono state fatte numerose repliche, specie al sud Italia, al nord, al centro, in quei luoghi dove apparentemente poteva sembrare che appunto l'omosessualità potesse essere qualcosa che è ancora rimasto tabù, diciamo così. Al contrario, Nino ha dimostrato, sempre con i suoi modi politicamente scorretti, se vogliamo, che comunque si può essere omosessuali in maniera discreta, ma anche in maniera ironica, autironica, senza sbatterlo in faccia a nessuno, solamente mantenendo la propria identità. Non cerchiamo ovviamente il consenso con Nino, questo si sa, lui scrive sul giornale off, per cui ha un bagaglio un po' particolare, perché comunque è un omosessuale dichiaratamente di destra, è una cosa molto, come dire, atipica, e non è nulla di strano. Detto questo, ovviamente sono poche le persone appunto che si aprono a destra, ma andiamo con ordine, andiamo con calma. Innanzitutto volevo ringraziare... No, quello che voglio dire, Antonio, sì, è che stasera sarà tutto letto in doppio senso, sappilo. Quindi sì, sì. No, ma puoi tranquilla, perché è un ambiente molto, anche siamo molto tranquillo. Destra, sì. Il bagaglio, la roba, sapevo già tanto da... Detto questo, no, ringraziamo ovviamente la Libreria Ubic che ha dimostrato sin da subito la volontà di voler riproporre il libro di Nino. Ovviamente questa è una testimonianza importante di come Cosenza possa diventare senza problemi un punto di riferimento anche per quanto riguarda la cultura. Ci sono molte librerie, ma sono poche quelle che nella sostanza riescono a testimoniare quotidianamente cosa vuol dire cultura e cosa vuol dire un certo tipo di promozione, quindi una promozione fondamentalmente diversa da molte altre che, come dire, come in mainstream, no? Diciamo così, lo guarda in maniera distante. Questa sera mi tocca anche ringraziare chi interverrà, ovvero Federico Cerminara. Federico Cerminara, che è il presidente dell'associazione Certi Diritti della Calabria, ovviamente anche membro di un'associazione molto importante che all'interno dell'Università della Calabria si occupa di diritti civili, diritti sociali, che è il Centro Women's Studies, giusto? Women's Studies, che praticamente opera nel nostro territorio in maniera attiva. Oggi dovrebbe essere con noi la professoressa Giovanna Vingelli, purtroppo abbiamo ricevuto poco fa una telefonata, non si è sentita bene, per cui c'è Federico che la sostituirà e si è dimostrato... Sostituisco due persone in una, in realtà, perché sto sia come Certi Diritti, sostituisco Marco Marchese, sia la professoressa Vingelli rispetto al centro di Women's Studies. Esatto, perché Marco Marchese ha avuto un contrattempo sull'autostrada, purtroppo un incidente nei pressi di Bari, però della situazione di Certi Diritti ci sarà oggi con noi Andrea Gargano, un altro importante rappresentante sicuramente dallo spessore che dimostrerà appunto nel corso di questa serata. Ovviamente sarà atipica anche come presentazione, chi conosce Nino sa i suoi modi molto particolari, schietti, diretti, però ovviamente sempre badando al contenuto di quello che si andrà a fare. Il diario di Una vecchia checca nasce dopo l'interruzione da parte di Nino della carriera televisiva, perché lui è stato ventennale autore di Forum, della Fattoria, di altre importantissime realtà televisive italiane, ma anche ha fatto tanto teatro, quindi un regista, un attore, un comico se vogliamo, perché ha fatto anche cabaret, insomma ha una storia di tutto rispetto. Posso anche morire adesso. Testimonianza del fatto che non muore mai, ha voluto raccontare e raccontarsi anche come confronto il diario di Una vecchia checca. È andata benissimo, ovviamente, ed è ritornato, dicevamo, a Cosenza dopo un anno anche per fare, come dire, un racconto, un resoconto di quello che è stato quest'anno, un anno particolare che lo ha visto immergersi in diverse esperienze, e ora è ritornato in Calabria, dove tra l'altro sta continuando con
il movimento Mafia No, che di fatto è un bolino etico che ha coinvolto tutte le realtà della nostra regione, a servizio appunto dei più deboli e di chi purtroppo non ha voce. Infatti viene da una colletta alimentare, ma anche da un percorso di inserimento sociale degli extracomunitari, giusto? E quindi si è dimostrato subito disponibile. Infatti appena terminerà la presentazione tornerà insomma a Taurianova, paese da quale è partito 22enne, ventenne, poco più che ventenne, e andando prima a Roma a lavorare per mantenersi gli studi di recitazione, e poi ho avuto la possibilità di andare a Parigi, dove in teatro è stato non solo regista e attore, ma si è occupato fondamentalmente anche di tutto quello che era l'entourage professionale e non del fare teatro, perché raccontava, lei si raccontava come fosse importante montare e smontare le scenografie, organizzarsi e organizzare anche un evento dal punto di vista prettamente appunto organizzativo. Detto questo, io innanzitutto vorrei lasciare la parola a Nino, giusto per una breve introduzione, un breve pensiero rispetto al suo ritorno a Cosenza. Poi sentiremo ovviamente i relatori e andremo nel dettaglio, e credetemi, non ve ne pentirete, perché abbiamo anche qualche provocazione simpatica da fare a Nino. Intanto grazie Antonio, grazie a tutti voi. Vedo che stasera ci sono più telecamere che, no? Che sta succedendo, che mi posso anche preoccupare. Intanto cercate di coprirmi le rughe, perché in un anno se ne sono formate un po' di più. È bello tornare a Cosenza, perché quando l'abbiamo presentato la prima volta era veramente appena nato ed era una sorta di sfida. Il diario di una vecchia checca è una sfida perché è scostumato, ma scostumato non perché parli di cazzi, nel senso che non è quella la parola volgare è bomba, attentato, pedofilia, omofobia, quelle sono le parole volgari, cazzo non è volgare, tant'è che Dio, che è il nostro formatore, ce l'ha attaccato lì, quindi non avrebbe mai fatto una cosa volgare Dio, no? Invece le bombe le fanno gli uomini, non le fa lui, tant'è che in natura non esiste l'albero delle bombe, perché vuol dire che sono cose brutte che sono nate dopo. E quando abbiamo iniziato questa sorta di, chiamiamolo così, di tour, non sapevo neanche che saremmo arrivati oggi alla 48esima presentazione nell'arco dell'anno. La cosa incredibile è che in quest'anno il diario di una vecchia checca è stato presentato nei luoghi più strani, per esempio a Cortale, in chiesa, nella sala, nell'oratorio, con il sacerdote che era lì presente seduto in prima fila, nelle aule consiliari dei comuni, nell'aula consiliare del consiglio provinciale di Reggio Calabria, o allora per esempio in una galleria di mobili ad Avellino, e il relatore è stato Don Vitaliano della Sala, che è il meraviglioso prete No Global, grande amico mio da quel giorno. La cosa incredibile è che è un libro che ha avuto padrini e madrine di destra e di sinistra, maschi e femmine, e ai quali non ha mai chiesto l'identità sessuale o sentimentale, perché molto spesso, no, ci si confonde e si categorizza. C'è Il diario di una vecchia checca è anti-gay e pro-froci. Noi non, il diario ed io non amiamo le etichette, le forme di associazionismo spinto e sindacalizzato fino a farci perdere anche la dignità personale. Non amiamo essere rappresentati, con tutto il rispetto, e voi lo sapete quanto vi voglia bene, da segretari, tesorieri, portavoce, uffici stampa, detti di qua, detti di là. Io credo che ogni uomo abbia il metraggio sufficiente di viscere per poter affrontare la vita, e che quello deve fare. Poi se qualcuno ogni tanto è stanco, qualcuno, un amico, un fratello, un amante, un sodale
gli si mette a fianco e lo aiuta a fare il cammino per tutto il periodo della stanchezza e poi riprende il passo insieme. Non avrei mai immaginato che, per esempio, il giornale, un quotidiano di destra, dichiaratamente di destra, mi potesse chiamare per chiedermi, quasi obbligarmi ad avere una pagina di opinione quotidiana e peraltro indipendente, per cui i pensieri di una vecchia checca sono il primo vero blog, ma blog che poi non è più neanche un blog, nel senso che è una pagina, perché gli articoli post del blog vengono poi presi e pubblicati anche sul giornale, quindi diventa una vera e propria collaborazione giornalistica. Ed io ho la chiave d'accesso, cioè non devo consegnare lo scritto perché qualcuno lo censuri, lo verifichi e poi lo pubblichi. E posso dire che di essere al momento l'unico ricchione, scusate i termini, io parlo, per me il pane pane e il cazzo è cazzo, nel senso che i termini sono quelli, io credo di essere l'unico ricchione italiano ad avere un onore di così, anche una possibilità, cioè quella di parlare tutti i giorni ad una fascia peraltro ampissima di lettori, perché in 6 mesi e mezzo, perché quelli sono passati da quando è nato il blog, sono quasi 480.000 i lettori, 480.000 sono veramente tanti italiani, e vi posso assicurare, poi tanto è tutto pubblicato, potete andare a verificare, che su 480.000 ce ne sono due che pur ogni tanto stuzzicando, però ritornano, non se ne vanno e stanno lì, gli altri sono diventati 480.000 amici. Allora, il diario ha aperto, perché oggi col diario siamo quasi a 10.000, anzi abbiamo superato le 10.000 copie, e vi devo dire che per essere un'opera prima è una roba che proprio, io penso che l'alchimista di Coelho vendette 800 copie, la prima copia, dico vabbè, spero che il secondo, allora chissà cosa succederà, forse. Però mi ha anche consentito il diario di tornare in Calabria con un progetto. Io non parlo di missione perché nonostante porti i rosari attaccati, ma il missionario lo faccio in maniera laica, con un progetto e una proposta. Mi fa molto piacere, per esempio, che nei paesi della Fiana i ragazzi omosessuali abbiano acquisito una serenità maggiore, tant'è che in un modo o in un altro, forse proprio perché non si ha più paura delle parole, quando uno mi dice ma sei gay, dico no, sono ricchione. Quindi nessuno viene a dire alle spalle perché sanno che non è un'offesa. Possono dire guarda quel cretino, se è un cretino che dice a un altro guarda quello che, perché chi indica mediamente è cretino, è molto più cretino dell'indicato, no? Ecco, questo stiamo imparando e questo stiamo vivendo. Poi mi ha consentito di rimanere in Calabria e ho incontrato i ragazzi africani, per esempio, con i quali è iniziato questo stranissimo rapporto di neanche più collaborazione o di amicizia, è qualcosa di diverso, nel senso che li abbiamo incontrati e visti in attesa di aiuti che scendessero dall'alto, cioè il pane, il riso. Di cosa hanno bisogno? Sapete le signore buone, no? Di cosa hanno bisogno? Dell'olio? Allora si fanno vedere mentre gli portano l'olio, si fanno fotografare mentre gli portano il riso. Ecco, tutto sta cambiando, perché i ragazzi africani adesso stanno costruendo un pollaio per allevare i polli da vendere alla signora buona che andrà, se vuole veramente, andrà a comprare il pollo dagli africani, non glielo deve andare a portare, se lo deve andare a prendere, che è diverso, il coniglio piuttosto che le melanzane e i pomodori per la prossima stagione. È un terreno occupato, va bene, nessuno sta dicendo non lo dovete fare, perché è un terreno occupato, perché in questo momento i padroni sono forzatamente lontani, e questi stiamo lavorando. Allora, se sono queste
i risultati di queste poche pagine di sventramento mio, perché qualcuno mi ha detto ti sei preso, ti sei squartato, ti sei buttato su una bancarella in mezzo alla strada e ti stai facendo guardare dentro da tutti quanti. Io vi devo dire, sarà che sono che vengo da famiglie contadine, perché i miei nonni erano contadini. Io, la grande fortuna e la grande soddisfazione mia è di poter avere oggi la foto dei miei nonni contadini in un portaritratti con un filino d'argento intorno, perché vuol dire che sono potuto andare leggermente oltre per poterli onorare, ma sono tornato molto indietro rispetto a quella che era la loro umanità. Ecco, allora ho rinunciato, come dici tu Antonio, a quei famosi 20 anni di soldi, di televisione, eccetera, perché ad un certo punto ho detto basta, il culo è mio e onestamente lo voglio cominciare ad utilizzare per altro, piuttosto che doverlo salvare tutti i giorni da gli attacchi che ti arrivano da tutte le parti. La televisione, io poi ho fatto sempre programmi di servizio, piuttosto che, insomma, però, quindi non c'erano i nani e le ballerine che c'erano tutte le quindi con tutto il rispetto per gli uni e per gli altri, però ho detto basta. Così come il giorno dopo la presentazione di questo mio primo libro, come un pazzo, ho deciso di lasciare Roma. Tutti mi dicevano, ma come? Esce il tuo primo libro e tu devi vai dal cuore, e poi ci siamo resi conto che però non è il cuore. Le grandi città italiane in questo momento sono la parte più malata del corpo, sono dei furuncoli di pus, non sono gli organi vitali. Gli organi vitali è la provincia italiana, dove sembra che non accada nulla, invece accade moltissimo, dove è più facile che accadano le cose belle. La condivisione, la solidarietà, la compassione, sono tutte nelle piccole, nella piccola grande provincia italiana. E vi dirò di più, adesso voi mi direte non è vero, ma io vi dirò, continuerò a dire no, invece è vero. La Calabria è la regione meno omofoba e più omofila di tutte le altre. Non dobbiamo considerare omofobia il fatto che quello che dice ah, guarda che chioncello, non è omofobia quella. Quello tocca a noi aiutare gli altri a capire. L'omofobia è qualcosa di ben differente, ragazzi. La violenza è altro. L'omofobia violenta, quella che ti fa scappare anche da te stesso, è ben altra. Succedeva in passato, succede molto poco adesso. Il più grande omofobo era quello che costringeva il figlio a sposarsi o la figlia a sposarsi nel momento in cui si accorgeva che era omosessuale. Noi abbiamo una generazione oggi che va dai miei, dalla mia età, 52-53, fino ai 70 anni, di ricchioni sposati, di lesbiche mamme, ma va bene se lo decidi, non va bene se ti costringo. Abbiamo 2/3 dei preti e delle, io scusate, sono molto, quando parlo preti dico già lo dico così, quando invece parlo delle monache dico sempre delle puttane monache, che sono state costrette, e perché quello era, o ti chiudevano in un seminario, in un convento, o ti costringevano a sposarti. Quei pochi che si salvavano partivano, scappavano, e quando io sono arrivato negli anni 80 a Roma e incontravo ogni tanto, ma sapevo qualche amico omosessuale, dicevo ben dov'è, ma stasera mi vado a fidanzare ai gesti pubblici, che non era una battuta, era un dramma, perché vuol dire che avevano memorizzato il fatto che l'unica possibilità era quella di andare a battere ai gessi pubblici e che non avrebbero mai potuto pensare di avere un compagno a fianco, perché nessun condominio li avrebbe lasciati sereni, nessuna famiglia avrebbe accettato, e quindi per questo il sesso era diventato quasi un veicolo della propria anima. Mentre oggi io cambierei il termine omosessualità in omosentimentalità, perché oggi abbiamo l'opportunità di innamorarci e di sperare di poter vivere una vita insieme.
o comunque di vivere un lungo periodo o un breve meraviglioso periodo intenso insieme. Questo è quello che penso io. Poi penso sono i pensieri di una vecchia che ci vediamo fra un po'. Esemplare, insomma, Nino Spirlì, perché? Perché in quanto artista innanzitutto, vabbè, non ha paura del linguaggio, anzi ci insegna come le parole che fanno più male sono altre, come dicevamo guerra, bomba, no? E in più dimostra attraverso il suo modo di fare che comunque si può andare contro il trionfo del pensiero unico, ma farlo sempre rispettando il prossimo, rispettando le altre idee, però gridando le proprie e cercando di farle appunto anche rispettare. Una cosa molto importante che ci tenevo a dire, insomma, è che comunque il bisogno di Eros e di incanto di ognuno è personale, però si deve avere la possibilità di poterlo condividere, qualunque esso sia. Nino Spirlì, nel momento in cui ha scritto il diario di una vecchia checca, sapeva che di fatto poteva diventare un libro scomodo per alcuni, infatti molti nomi sono stati cambiati eccetto uno, ma ci arriveremo, e sono raccontate delle storie formalmente distanti ma che si riannodano, perché durante un percorso di vita ovviamente tutti hanno delle esperienze positive e negative, l'importante però alla fine è farne tesoro, e lui ha saputo far così, e il diario di una vecchia vecchia, diciamo che in un certo senso ti ha saputo anche ha dato modo, insomma, a Nino Spirlì appunto di esorcizzare tutte quelle che potessero essere, anche perché no, le paure. E una cosa molto importante che l'insegnamento di Nino è un'altra, cioè fa in modo che le fragilità non diventino un punto di debolezza, bensì un punto di forza, perché cavalcare le fragilità diventa, specie quando si è ragazzi probabilmente, un modo per poter dire la propria senza aver paura magari del prossimo, dei lupi, di chi, degli squali, come dire, nella terminologia animale, di chi comunque vuol per forza metterti i bastoni tra le ruote. Invece se tu riesci a cavalcare la tua fragilità e le tue debolezze, puoi farne un punto di forza. Accanto a me c'è Andrea Gargano, che come ho detto prima fa parte del Movimento Oggetti di Calabria, e adesso farà un intervento, insomma, e sicuramente anche lui offrirà molti spunti di riflessione a cui Nino saprà rispondere sicuramente, insomma, a modo suo. Grazie, buonasera. Hai detto che non sono una persona che dimostrerà il suo spessore, mi è difficile con altre persone che mi sono a fianco per quanto riguarda lo spessore, ma diciamo che no è un dato oggettivo, non è... No, io mi presento ancora una volta, ma mi hanno già presentato egregiamente, sono Andrea Gargano, faccio parte di Certi Diritti Calabria, e ho conosciuto Nino Spirlì l'anno scorso, a febbraio, quando c'è stata la prima presentazione del diario di una vecchia checca, proprio in questa stessa libreria. E diario di una vecchia checca, già il titolo mi ha colpito, poi sono entrato in libreria, l'ho visto, ora lo vedete in vesti normali fondamentalmente, però la volta scorsa c'era uno scialle, la sciallessa, c'era il ventaglio, gli ori e gli argenti, tutto imbellettato, tutto così, quasi un po' drag, un pizzico drag, però senza voler calcare la mano, forzare, cioè senza voler scherzare sulla natura dell'uomo. Proprio, cioè, lo portava con una naturalezza così tale che non sembrava neanche, cioè non era una forzatura. E quindi il libro, il diario di una vecchia checca, più l'autore, mi sono incuriosito. E poi mi chiedevo, ma com'è possibile che il diario di una vecchia checca sia presentato da una persona che non è vecchia e che non è checca? Ha detto, forse avrà mandato un sostituto. Mi sono chiesto comunque, non me ne vogliate, per cortesia, siamo in una libreria e stiamo facendo la presentazione di un libro, ma per me le presentazioni dei libri sono un ottimo pretesto per non comprarli. Cioè, quando un autore viene a presentare un libro, in genere parla non di altro, di altri temi legati a doppio filo alla presentazione, vengono fatte delle domande che sono molto banali per presentare l'opera,
dopo queste piccole domande per presentare l'opera, sembra di aver letto già tutti i libri, tutti 100, 200, 300, quelle pagine che sono del libro. Cioè, se le sparate nel giro di un'oretta di presentazione, e potreste anche evitare di comprare il libro. Una buona presentazione, per me, poi, è quando l'autore affronta il libro e lo prende a pretesto per poter parlare di qualsiasi tema. Cioè, a 360 gradi, il suo pensiero non solo su quello di cui ha scritto, ma su qualsiasi cosa possa parlare, e lo vorresti stare, cosa che appena finita la presentazione, dopo 2 ore di presentazione, vorresti star lì ad ascoltarlo per altri 2 giorni, non altre due ore, cioè vorresti comunque continuare a capire come ha affrontato il tema, quali sono i dettagli, come ha affrontato insomma in generale tutta la tematica e non solo quella del libro. E quindi alla fine della presentazione ho comprato subito il diario e ne ho approfittato per farmi fare una dedica. Nella speranza ovviamente di poter avere uno scambio, di poter avere uno scambio con l'autore. Come è andato a finire lo potete immaginare, perché sennò io in questo momento no, diglielo perché sennò nel senso che in questo momento non sarei... subito però. No in questo momento sarei al vostro posto a vedere la presentazione e non qui a presentare il libro. Per questo insomma potete immaginare come si è evoluta la situazione. Comunque, leggendo, ho divorato il libro, sono tornato a casa e il libro l'ho divorato, è stato bellissimo, è stato un fulmine, però ancora non mi spiegavo alla fine del libro perché è il diario di una vecchia checca. Perché se, chi ha letto il libro di voi? Un'alzata di mano? Faccio io. Oh. No, è buono, significa che stasera si batte cassa, quindi sappiatelo. Allora, il diario di una vecchia checca è tutto tranne che il diario di una vecchia checca. Cioè, il titolo è... dal titolo già si capisce che l'autore è volutamente pragmatico, quindi iconoclasta, cioè distrugge esattamente il concetto di vecchia checca. E ho detto, ma perché vecchia checca? È perché vecchia vuol dire principalmente il titolo che una persona che ha avvicinato, sentito dire, cambiato paesi e costumi, ha attraversato le maschere della società, ha cambiato proprio le maschere umane, ha attraversato paesi, e quindi è sinonimo di saggio fondamentalmente, nell'accezione di saggio. E Checca non vuole esprimere il suo orientamento sessuale, ma semplicemente la riluttanza che c'è all'interno del libro proprio di nascondere il piacere di, cioè il fatto che gli piacciono gli uomini, che siano omosessuali o eterofroci, come appunto non c'è distinzione, proprio l'uomo in tutte le sue forme. E non solo, ma rivendica questa sua affermazione con orgoglio, una specie di mini gay pride personale, che poi lo ha portato ovviamente ad essere sostenuto prima dalla famiglia, quindi poi leggeremo credo un passo, è stato sostenuto dalla famiglia e poi ovviamente anche dalla società, perché a Tarnova adesso non solo lo conoscono, ma lo sostengono tutti. E quindi il libro, per non svelare troppo, però è una cavalcata, forse anche più di una però fatta di sesso, amori, gioie e dolori, rivelazioni, rivoluzioni, cioè lunga 30 anni, dall'82 al 2012 se non vado errato. E in questo libro vengono costruiti e demoliti tutte le tappe dello stereotipo omosessuale, tutte, cioè non ce n'è una. Ovviamente ci sono e quello che si conosce, quello che la maggior parte delle persone conoscono, che ovviamente la promiscuità, le malattie che vengono sempre associate, i gay sono quelli che portano l'AIDS, sono per quelli che portano le malattie. C'è anche questa parte qui, ci sono anche i momenti, il sesso occasionale, ma c'è anche l'amore per la famiglia e l'amore per il proprio partner, che spesso è diventato nel libro parte della famiglia, parte integrante della famiglia. La famiglia Spirlì ha aperto le porte di casa e ha accolto il partner di Nino come se fosse una parte integrante della famiglia. Ma non solo l'amore, c'è anche il lavoro, l'affermazione personale, che diventa puro godimento quando dal passaggio in un primo momento di un lavoro non appagante, in un secondo momento il vero lavoro, cioè la recitazione, la possibilità di andare in teatro, che diventa appagantissima, diventa davvero una goduria in tutti i sensi, senza svelare troppo. Ma
è innegabile che comunque il titolo voglia alimentare delle manie voyeuristiche, cioè già leggere un diario, il diario di una vecchia checca, figuriamocela, una cosa incredibile. Ma arrivati alla fine del libro, che in realtà è l'inizio del libro perché è circolare, una delle chiavi di lettura innegabilmente è il fatto che prima di riuscire a capire le altre persone e a mettergli addosso un'etichetta, bisogna iniziare a capire se stessi. Questo Fanino attraverso le sue esperienze. E non è un modo di vivere che non è solo la chiave per la felicità, ma ancora più banalmente è la chiave per diventare persone, con la P maiuscola, cioè l'esperienza, lo scoprire se stessi, che passa necessariamente attraverso le esperienze dolorose e piacevoli, è proprio quello che ci rende delle persone, non ci rende dei morti viventi, ci rende proprio vivi, ci rende delle persone a tutti gli effetti, è la possibilità di riuscire a superare e ad analizzare anche i momenti più dolorosi, ci permette poi di discuterne con onestà, con apertura, con senso di quello che stiamo parlando. C'è qualcuno? Sto seguendo. E quindi a questo punto anch'io adesso devo fare una rivelazione. È sconcertante, lo so, anche per me. Devo fare coming out pubblicamente, perché anche io non sono riuscito, non tutte le cose, di tutte le cose riesco a fare esperienze, e devo ammettere che ho un grosso handicap. Grosso è esagerato, diciamo. Ho un handicap simpatico e rilevante, cioè io non riesco a capire, ho questo handicap di non riuscire a capire le cose, sono un handicappato mentale, diciamo, non ci arrivo. Alcune cose non ci arrivo, sono una di quelle persone che fa le domande quando inizia a non capire, una di quelle che gli altri dicono: ah, rompe i coglioni questo qua, cioè perché non capisce un cazzo, rompe. E in realtà mi riapproprio di quello che dico, cioè domandare è lecito. E ci sono delle cose che spesso non riesco a capire e mi domando e mi ci arrovello. Uno di questi è proprio l'orientamento sessuale, che costituisce spesso negli atteggiamenti un merito o un demerito. Tipo: ah, che bravo quel cantante, peccato che è frocio. Oppure: oh, come bravo questo cantante, è sensibilissimo, è gay. Non mi parlate di sensibilità, non mi parlate di sensibilità a me, non me ne dovete parlare, perché io sono uno così sensibile che si deve mettere la crema molliente mezz'ora prima di radersi, perché sennò è un dramma. Però io non capisco, ci sono cose che non capisco, non capisco come mai, ad esempio, per fare un caso recente, in Inghilterra la destra inglese, dopo anni di combattimenti da parte della sinistra inglese, ha promosso e approvato la legge sul matrimonio egualitario, per esempio. La destra, l'ha fatto tutto la destra che era al governo. Clinton, dopo una decina di anni aver firmato il DOMA, il famoso DOMA, se ne parlava fino a qualche tempo fa, che è il Defense of Marriage Act, cioè dicevano che non si potevano sposare due persone dello stesso sesso, non potevano convivere, non avevano. Ed è l'ha detto: io ad oggi non lo firmerei, è incostituzionale, non va bene. Oppure non capisco perché il Papa, citando una persona politica importante che è Caterina Caselli, dice: nessuno li può giudicare, nemmeno io, ribaltando un po'. E contemporaneamente Putin fa una legge contro la propaganda omosessuale, o in Uganda viene fatta una legge per imprigionare chi ha questo orientamento sessuale, imprigionarlo, condannarlo e sbatterlo in una cella, così, solo perché gli piacciono gli uomini. Ma delle cose che... Sì. Ma quindi scopellite ugandese? Probabilmente no, non è ugandese, però diciamo quasi russo. Che, va. Credo che abbia preso molto, insomma, dai suoi amici ugandesi. Scopellite è il governatore Fighetto, che qualche settimana fa, cioè qualche mese fa, ha avuto una pessima uscita pubblica, il poverino, perché lui non ha, credo lui abbia dei problemi di intermittenza cerebrale, e alla domanda: chi ti ha tagliato i capelli, ha risposto: non vogliamo froci nel partito. Sì. Considerando il fatto che nel suo partito io ho beccato molto,
e considerando il fatto che, come da tradizione del libro, ci sono, per quanto mi riguarda, non ci sono ruoli prestabiliti nel sesso, no? Perché molto spesso nella sessualità si dice attivo, passivo, eccetera, eccetera, poi non si riesce a capire chi è l'attivo, chi è il passivo, no? Però insomma nel suo partito di passivi ce n'è a fottere, come si dice in italiano. Quindi mi stavo chiedendo se l'ex governatore Fighetto non fosse appunto di origine ugandese, visto che ha cercato di presentare l'Italia, la Calabria, come una regione arretrata quanto lui e omofoba quanto lui. La cosa drammatica è che le associazioni, anziché insorgere veramente, hanno, si sono le associazioni omosessuali, alcune associazioni tipo l'Arcigay per esempio, quello di Reggio Calabria soprattutto, ma gli sono andati dietro anche l'Arcigay di, anche di Cosenza. Noi no, sottolineiamo. Voi no, no? Vabbè, voi no. Poi mi direi, comunque io li ho poi descritti un po' in queste situazioni anche sul giornale, hanno aspettato proprio perché speravano di ottenere quei 2.728,57 euro che gli dovrebbero servire per andarsene col culo di fuori sulla via Marina a Reggio Calabria a fare il Gay Pride, in un'inutile parata carnevalesca che, se la vogliamo prendere come un gioco simpatico, va bene, ma se quella deve diventare la affermazione del diritto dell'omosessuale, sono eterosessuale e non ne voglio più sentir parlare, nel senso che passo subito dall'altra parte della barricata e anzi comincio anche a menare di mano. Quindi, come vedi, non c'è, tu dici giustamente, poi ti ridò subito la parola, sì. Hai fatto un po' un, no? Dice, allora gli inglesi di destra hanno messo in piedi il matrimonio e poi invece quello di sinistra. Io non credo che i cretini stiano tutti da una parte, io credo che i cretini stiano da tutte le parti. Personalmente, sai come la penso sui matrimoni? Sono contrario al matrimonio omosessuale, sono d'accordo per le unioni civili, sono d'accordo per le registrazioni delle unioni tra persone dello stesso o di diversa appartenenza, di diverso sesso, ma personalmente io credo che ci sono delle cose che siano nate, cioè, perché indichino una cosa precisa. Questa si chiama sedia e si chiamerà sempre sedia. Alla sedia non potrò mai dare il nome di sedia ad una poltrona, sono due cose differenti. Il matrimonio nasce per indicare l'unione tra un uomo e una donna e rimane per quelle. Le unioni, poi ripeto, le unioni civili sono atto di grande crescita, di grande civiltà, ma sono altro rispetto a quello di cui tanto si parla, per cui va bene. Per poi, peraltro, sulle adozioni facciamo una serie di puntini di sospensione, così evitiamo di litigare tra di noi, perché ritengo che l'adozione dei bambini sia un fatto talmente serio e profondo che non può essere appeso come mutande appena lavate al filo davanti casa. Qui si parla di cose serie e in questi ultimi mesi, in quest'ultimo periodo, si fanno delle lotte di principio, e il principio più importante dovrebbe essere conoscersi. Intanto conoscersi, poi piano piano si passa, de petit en petit, come dicono i francesi, poco per volta si avanza. Qui invece ci si vuole proprio, paracadutare subito al centro della piazza ed è veramente violenza. Sulle adozioni, così come sui matrimoni, pur rimanendo Nino Spirlì, omosessuale, dichiarato, eccetera, io sono assolutamente contrario. E non nessuno può dirmi, allora non sei ricchione. Nessuno può dirmi, allora non sei dei nostri, perché non sono di nessuno, non riconosco categorie. Non c'è
il, così come non c'è il panificio per ricchioni, non ci può essere il bar per ricchioni, la discoteca per ricchioni, la strada dei ricchioni, il modo di vestire dei ricchioni. Perché se io penso che fino a qualche anno fa gli anelli e i bracciali erano segno, no, di effeminatezza, poi torno indietro nei quadri del 500 e del 600 e vedevi le donne tutte abbottonate fino a qua e gli uomini che sfoggiavano gli ori e gli argenti. Adesso ritorna di nuovo. Poi vedi padri di famiglia che hanno l'orecchino, io non ne metterei uno manco se mi pagassero oro, per esempio. Allora cos'è che indica quello che, no? Se non la stupidità. Però nello stesso tempo non possiamo forzare la mano. E in questo momento vedere per esempio la sinistra che ha sempre ululato contro i matrimoni, che adesso sta lì a ululare a favore dei matrimoni, ma quelli ricchioni. Perché se sei di sinistra e dici mi voglio sposare, dici ma no. Però se sei ricchione dici ah bravo, giusto, c'è qualcosa che non va. La destra invece ti dice che è a favore del matrimonio, però se vede due che si amano e magari hanno tutti e due lo stesso attributo lì al posto, e dice no, non si può. Poi c'è sto Papa che, permettetemi, è simpatico, è carino. Non dimenticate che comunque è un gesuita, non dimenticate che comunque è un papa, non dimenticate che nulla dal Vaticano esce senza una regia. Quindi mi fa morire questo che in quanto sono 4 mesi, 5 mesi che papa, sì. Non lo so quanto, non lo so. Non ha fatto una cazzata. Tutto perfetto. Esce, il più malato lo bacia, lo va a vedere, lo trova proprio, il più squartato, il più malato lo bacia, gira per piazza San Pietro, trova proprio la bambina che gli deve mandare l'ambasciata a Obama, che c'è il papà da salvare dalla, proprio quella, eh? Non si sa com'è tutta sta papa mobile, gira e vede il sacerdote, quello suo, che dice dai sali, ma che stiamo a dire, dice ragazzi è andato in Brasile nelle favelas, così a piedi, guardate, l'hanno fatto entrare in una casa, sì. Secondo me quelli che stavano lì erano tutti attori delle telenovelas, non delle telefavelas probabilmente, e quelli veri, quelli che gli avrebbero, che ne so, ficcato dentro i coltelli qua al centro della testa, poi erano tutti quanti sepolti sotto 7 metri di terra dura e cemento armato, e sono stati ritirati fuori quando lui ormai era sui cieli italiani, ecco appunto. Quindi a me mi fa morire tutta questa. Però siccome poi c'è Pepa, no? Noi sappiamo che la verità non è Pepa, però quanti di voi non hanno visto almeno una puntata di questa povera disgraziata che appena tocca un po' muore? No? Dico Peppa per dire, cioè, sai, ho trovato mamma, puff, muore. Sai il fratello demente che puff, muore. C'è il bambino, te, sparito. Capito? Così, la signora che taff. E dicevo, tu sai, sì, perché io ho una mamma di 80 anni che, pur non essendo stupida, però ogni tanto a voglia dice, senti un po' di scemenza, ce la possiamo vedere che tanto quelli che dovrebbero essere intelligenti poi sono cretini. E vedo meglio Peppa. Quindi per dire, non dimentichiamo che quello che ci fanno vedere, poi io ve lo dico, ho fatto 20 anni di televisione e tutti mi dicevano, ma sono vere, guarda, io ho fatto l'autore al forum, no? La domanda tipica è, ma sono vere le storie del forum? E io rispondo, e 10 autori che cazzo li pagano a fare? Se sono vere, quindi uno arriva e c'ha la storia sua, perché io dovrei essere là? I signori vengono, aprono la porta, arrivano lì, si mettono, fanno l'ululato davanti al giudice, che cioè, fosse un giudice vero starebbe in... Bravo! Capito? Quindi ricordatevi che in televisione è tutto finto, anche il segnale orario. Detto questo, anche quando vediamo i famosi programmi dove si scannano, si macellano, capra, stronzo, sono lì perché sono stati invitati proprio quelle persone e non altre. Perché quando sono state invitate altre, che ne so, ve lo ricordate, incontro scontro Prodi Berlusconi? Lo stesso numero di secondi, lo stesso numero di inquadrature, le stesse,
perché in quell'occasione bisognava, no, rispettare i diritti degli uni e degli altri, perché rappresentavano milioni di italiani, vabbè, gli uni e gli altri, e quindi c'era tutta una serie di cose che bisognava. Gli altri, quelli che voi vedete costantemente nelle tribune televisive, io direi che se riaprissero, no? Se catapultassimo la legge Merlin, avrebbero tutti un... finalmente andrebbero a lavorare. Un altro spunto di riflessione è anche appunto quello che la cultura delle differenze annulla le differenze, per cui questo è anche un messaggio importante che traspare dalle parole di Nino. Vi do la parola ad Andrea, così conclude, e poi giriamo subito anche la parola a Federico, e poi Nino risponderà di nuovo a entrambi. Sì. No, ma quasi bruciato l'intervento, perché volevo puntare proprio a questo. Ma cioè... non fare l'intervento. Ormai me ne vado. Guarda, non dà fastidio. No, non sto qui in un angolo. No, ma è proprio quello che dice all'interno anche del diario di una vecchia checca, non è proprio Nino Spirlì che così, cioè, citando un altro autore, sono in una libreria, mi metto a citare, scusate, che ho bisogno di citare ogni tanto, e Lovecraft diceva che la paura è il sentimento più forte dell'animo umano, e tra le paure quella più grande è quella dell'ignoto, quella di cui non conosciamo. L'imparare a conoscersi, l'imparare a confrontarsi, abbattendo le barriere, scontrandosi con le paure, è proprio quella, è la cosa più figa fondamentalmente, perché di fronte alle paure ci sono due reazioni, quella di chiudersi a riccio o quella di affrontarla. Due sono le strade percorribili. Nino nel suo diario le affronta praticamente quasi tutte, le ha affrontate quasi tutte, e adesso infatti ne parla con una padronanza e una cognizione di causa invidiabili, no? Ma la paura, allora, la paura la incontriamo tutti, è uno specchio, e bisogna chiamarlo specchio. Dicevamo prima che le parole vanno utilizzate per indicare i concetti che abbiamo, come dire, codificato dentro quella parola stessa. La paura la viviamo, l'abbiamo vissuta, la viviamo tutti quanti. Poi a un certo punto, non so cosa accade nella vita, e decidi di non voler aver più paura. Perché la peggior paura, lo sappiamo, adesso dico una banalità come quella, le mezze stagioni, cioè, la peggior paura è quella di la paura di aver paura. Ed è quella che ci fa ingigantire ogni cosa. Ma ingigantire veramente ogni cosa. E vabbè, è la paura della malattia, la paura della morte. Allora, le abbiamo incontrate, la violenza, le incontriamo. Molto spesso le andiamo proprio a cercare, no? Io devo dire, ho avuto una vita fino a oggi abbastanza composta, non composta così, proprio complessa, perché quando esci di casa, l'operazione è uscire di casa, poi quello che accade, tutto ciò che accade è nella decisione di essere uscito di casa, quindi non puoi recriminare su quello che ti sta accadendo. Lo vivi e ne prendi atto, che ti sia piaciuto, non piaciuto, eccetera, però ne prendi atto. Il concetto del pianeta, allora, c'è una pagina in cui si parla dello stupro che ho subito. Tutti quanti in quella pagina, se io la leggo, ogni volta si blocca, perché dice, ah, ma io non sapevo, dico, capito, ma se ti avessi raccontato la ricetta del cheesecake, se arrivo al punto di scrivere è perché questa cosa è comunque superata. Comunque, una giornalista a Roma un anno fa mi ha chiamato il giorno dopo aver letto il libro, io credevo che fosse per un'intervista, e questa invece mi chiamava per chiedermi scusa. Tu mi dicevi prima, è una femminista, dico, allora questa è una donna che ha sempre vissuto molto proiettata verso il femminile, quindi verso i diritti, eccetera, e lei che per chiedermi scusa, queste pippe mentali che io dico, perché ha sempre pensato che lo stupro fosse da declinare sempre al femminile, cioè
la violenza da stupro sempre subita al femminile da una donna. E dice, leggendo quelle pagine mi sono resa conto che il dolore sono uguali. Ma dico, beh, cioè, se tagliano un braccio a un uomo o a una donna, il dolore è diverso? Se ti mortificano è diverso? La mortificazione subita da un uomo o da una donna è diversa? E quello che cioè, fino a quando continueremo a categorizzare, e queste categorie servono per tenerci con la testa sotto sale, con la testa sotto, perché più categorizziamo, più dividiamo, no? Com'era? Divide ed impera, cioè più dividi, più comandi. Allora, la cosa che dobbiamo fare noi è proprio quella, cioè levare questa, o proprio non considerare la velina, perché si tratta di carta velina, che divide, che dovrebbe dividerci, non sono muri. I muri sono qualcosa di preciso. La parola muro indica quella parete lì, indica questo è il muro. Poi tra gli uomini non esistono, è impossibile, sono delle puttanate. Se noi cominciamo a dire sono puttanate, ci rendiamo conto che le diversità non esistono. Per esempio, sentivo dire i negri puzzano. No? Io dico la povertà puzza. Viviamo in questo periodo noi giù in Calabria, cioè in Calabria lì nella piana, la realtà dei ragazzi africani che danno 3 palmi di mazzo per massimo 30 euro al giorno per 12 ore di lavoro, senza dichiarare, senza essere dichiarati, lo sappiamo. Questo accade ai bianchi e ai neri. Bianchi, neri, colorati, tutto quello che dovevano dire, neri puzzano, eccetera. Io vivo, e Michelle che è qui con me lo sa, perché tutti i giorni è con me anche lui, tutti i santi giorni con i ragazzi africani. Siamo arrivati in un sito dove erano 180, 120 a prima botta, adesso sono 60 perché siamo in calo di stagione, in una situazione che, credetemi, voi vi ricordate o avete mai pensato che si possa coprire la cacca con la pala? Perché per andare a cagare si parte, per andare a 200 metri dalla casetta in campagna per fare la buca, quindi vai in bagno, uno dice si porta il giornale, non ti portare il giornale, dai, che poi magari ci devo andare anch'io. Questo dice, il giornale? No, prendo pala. Perché prendono la pala? Perché per andare a cagare loro non hanno la carta igienica, hanno la bottiglia dell'acqua, perché loro si lavano nonostante il dramma in cui stanno vivendo, e la pala per coprire. Se io penso che nel 2014 la situazione è quella, no? Riscaldavano l'acqua non nelle pentole, non ce l'avevano fino a qualche settimana fa. I pentoloni non ce li avevano, ma non hanno neanche il gas, sappiate, cucinano con i rami secchi, no, con i rami verdi purtroppo, quindi è più fumo che non fiamma, e l'acqua la riscaldano nei bidoni, nei vecchi bidoni della pittura, quindi immaginate. E poi avevano i cumuli enormi di spazzatura a un metro dalle case dove vivevano, dicevano, ci hanno buttata loro. E l'educazione è proprio quella, cioè il rapporto di amicizia proprio in quello consiste, anche nell'aiutarli a capire che non si può accendere il fuoco con la plastica, sì è vero, prende subito, ma muori, infatti non lo fanno più, infatti la spazzatura adesso ce l'hanno a decine di metri da loro e aspettiamo che li venga a raccogliere la regione Calabria, perché di spazzatura la regione Calabria se ne intende. È quello che dovrebbe venire a fare la regione Calabria, no? Magari ci mandasse anche qualche medico di questi, che la Lorenzina ha detto che noi abbiamo la migliore sanità in questo momento. Cazzo, abbiamo risparmiato in 6 mesi 53 milioni di euro. La dobbiamo ringraziare, mio padre c'è morto della sanità in Calabria. Ognuno di noi nel suo certificato, nell'attestato di famiglia, come si chiama, lo stato di famiglia, c'ha decine di cadaveri. Grazie al cazzo che abbiamo risparmiato 53 milioni di euro. Quindi ti dico, ci sono delle cose per le quali le differenze veramente sono velina,
sono carta velina, ma per, in generale per tutto. Quindi siamo solo noi che possiamo decidere se la vogliamo eliminare dal nostro pensiero, la differenza, o no. Poi la smettessero i froci di rompere i coglioni con questa politica in cui sono tutti, cioè la politica frociocentrica. Se voi acchiappate degli amici gay su omosessuali, io gay lo detesto, perché sta cosa che noi dovremmo essere sempre felici, cioè muore mio padre, sono sempre gay. No, muore mio padre, sono un ricchione incazzato. Cioè, per favore, gay. Ai gay. Gay che? Gay stocca. Allora, il fatto, per esempio, il frociocentrico, se voi avete i social network, acchiappatevi un ricchione come amico. Dalla sera alla mattina vi scarica tutte le leggi sui matrimoni omosessuali, perché ora sono fissati, sono diventati fissati col matrimonio, con le adozioni, con quello che ha detto. E poi c'è la bandiera italiana. Una volta la più grande figa d'Italia era la Lollobrigida della Loren, adesso è Vladimir Luxuria. Vai Vladi, sei tutto con la stellina, perché non puoi dire tutti o tutte perché si incazzano, capito? Quindi adesso non esiste più il plurale maschile o il plurale femminile, c'è tut e l'asterisco. Quell'asterisco significa tutte, tutti, croci, gay, lesbiche, vt, c, q, r, s, t, v, perché sei tutti noi. Noi chi? La grande bandiera della cozzaglia, che per esempio voi avete mai sentito parlare del, scusa qua poi ti incazzerei tu, avete mai sentito parlare della sigla LGBTQ? I. C'è anche la I. Allora mettetele tutte dalla A alla Z, cioè perché avercela con gli zozzoni? Per esempio L sta per lesbiche, B, G sta per gay, B sta per bisessuale. E che diritti hanno i bisessuali? Che significa? E che doveri hanno? Cioè, qual era? Poi c'è trans, poi c'è queer, che è un'altra cosa. Poi c'è I, intelligente, intersexual. E mettiamoli tutti, la Z di zozzoni io ce la metterei. La V di va a cagare, anche per esempio, va a cagare, cioè quelli che tu mandi via avranno dei diritti anche loro. Cioè c'è una situazione. Quindi invece di dire siamo tutti, no, siamo tutti qua, no, siamo ognuno qua. Siamo ognuno qua significa che nessuno parla all'altro, che è quello che accade per esempio quando siamo in quattro al ristorante e ognuno dei quattro coglioni sta lì col proprio cellulare. Che cazzo siete riusciti a fare in quattro? Statevene a casa, mangiatevene il panino, no? E ci accade che vi trovate meglio, che poi quando si è in quattro, due ad un certo punto si incrociano e dice stronza smetti di cercare, l'altro dice dai coglione, ed è sono allo stesso tavolo. Perché si è talmente parzializzato il proprio mondo che è più facile vivere ognuno dentro la scatola delle proprie scarpe. Una volta si tiravano fuori le scarpe dalla scatola e la scatola o si utilizzava per altro oppure si buttava via. Invece adesso in quella scatola ci siamo noi, no? In questa roba qua ci siete tutti quanti voi ed io. E mia zia dell'Australia, che finalmente la vedo qua dentro. Io mai avrei potuto immaginare, no, quando, che ne so, quando ancora ero in bianco e nero, che ad un certo punto avrei avuto tutta la famiglia in tasca, e invece questo sta accadendo, ma è una finzione. Allora ecco perché io mi incazzo quando mi dicono LGBTQRSTUVZ, perché dico no, io non sono così. Non sono così. Allora, i miei fidanzati oggi sono, e Antonio ne sa qualcosa perché li conosce, sono tutti o fidanzati o sposati con donne. Io simpaticamente e a volte anche con grande tragironia li chiamo eterofroci, perché è così. Però, che gli devo dire? Non è vero che tu ami sta ragazza, tu sei frocio dentro. Dico no. Mi piace stuzzicarti e ricordarti che comunque siamo stati insieme per 8 anni o per 3 mesi o per 8 anni o per 3 mesi o per 5 mesi o per 7 giorni, quello che te pare.
ma lo faccio solo se tu fai finta che non sia stato così. Sì, ci siamo, sono qua. Se invece in maniera nobile tu inserisci nei tuoi ricordi anche la foto con me, punto, finisce lì e va bene, ci siamo. Questo è tutto, no? Sì. Andrea, concludi, poi diamo la parola a Federico, così cerchiamo anche di sintetizzare e di arrivare anche a qualche altro punto cruciale del libro. Ma il fatto è che ogni volta che parla Nino mi brucia un pezzo di intervento, quindi ormai ho proprio perso ogni speranza, perché volevo arrivare proprio a quello, che le differenze non sono reali, cioè nulla, o meglio, possono essere reali in alcuni casi, ma nella stragrande maggior parte sono tutte dei preconcetti, sono date dei pregiudizi, ne ripuzzano, tipo sei contro la magistratura, sei di destra, sei a favore della legalizzazione della marijuana e dell'eutanasia, sei radicale, sei contro la casta, sei grillino, ti è. Cioè sono tutte cose, non nessuno va mai a capire la persona, una persona come Nino Spirillo, come Federico, come Antonio, Sergi, dove li incasellate? Ma conosceteli prima di mettere un'etichetta, l'etichetta è una cosa pessima, non andrebbe... L'etichetta serve soltanto per creare un pregiudizio, in modo anche per le marmellate e per non confondere lo zucchero col sale, perché sennò sono un po' i casini. Però serve a poco e niente, le persone non vanno etichettate, vanno conosciute. Non c'è bisogno di aver paura, non c'è bisogno di avere nessun tipo di timore, bisogna soltanto conoscerle in realtà, le persone, indipendentemente dall'etichetta del credo politico, del credo sociale, sono tutti persone. Io solo un'ultima cosa davvero volevo dire, ora mi picchia, lo so, per esempio no, ma credo nessun, una legge antiomofobia, una bella legge antiomofobia, quanto la vuoi una bella legge antiomofobia? Zero. Ecco, non serve, è su questo non siamo. Non serve una legge antiomofobia, serve semplicemente che la gente non lo sia, e non c'è la legge che ti può imporre di non esserlo. C'è una questione di conoscenza del cioè, se la gente si conosce alla fine. Allora, io nei confronti di certi Ricchioni sono omofobo, ok? Perché il Ricchione era da Grande Fratello, per dirti, io adesso non lo vedo, ma so che quando era a Mediaset ogni tanto le incontravo, erano tutti così, perché siccome erano andate al Grande Fratello, quando poi venivano per ospiti nelle varie trasmissioni, erano tutte, ma non c'è il parrucchiere? Dico, ma si può essere Ricchione in maniera più composta? Cioè, si può essere... possiamo giocare, io dico, no, lo scrivo anche nel libro, ci bardiamo, ci mettiamo le scialesse, ci ricarichiamo d'ori, d'argenti, di quello che te pare, possiamo giocare quanto ci pare e diventa un gioco, ma quando c'è da fare da essere persone serie bisogna esserlo, e soprattutto bisogna essere seri quando decidiamo di rivolgerci agli altri, perché gli altri devono conoscerci in maniera seria, poi da seri andiamo a giocare insieme, ma prima la conoscenza e poi il gioco, perché altrimenti non funziona. Allora, perché mio padre, mia madre, le mie sorelle, la mia famiglia, eccetera, e non solo i miei, perché ce ne sono tanti, non hanno avuto paura e non si sono preoccupati della mia omosessualità? Perché non mi hanno visto sul carro del Gay Pride, perché non mi hanno mai visto vestito da monaco col culo di fuori, perché i ventagli li andavamo a scegliere con mio padre ed erano ventagli perché c'era caldo, non perché dovevo sbattermi le ciglia finte, perché hanno scoperto che ero innamorato. Io ho parlato con mio padre quando mi sono innamorato di un uomo, perché dovevo parlargli di un sentimento e mi piaceva l'idea che fosse lui, che era peraltro il mio primo fidanzato, cioè io sono, lo dico sempre, continuerò a dirlo, lo dico anche oggi, io sono vedovo di mio padre dal 99, sono 15 anni che sono vedovo di mio padre, perché il nostro è stato ed è continua ad essere un amore enorme, e lui che mi ha insegnato ad essere un uomo libero, un combattente, un coraggioso, un uomo libero, un frocio libero, libero da ogni etichetta, tant'è, ripeto,
andatemi a trovare un progio dichiarato di destra che scriva tutti i santi giorni su un giornale di destra e che non venga censurato né da destra né da sinistra, anzi da, più da sinistra che non da destra. E poi trovatemene un omologo a sinistra, che scriva tutti i giorni in prima pagina su un giornale di sinistra. Vediamo se riesco a fare scopa. Invece, andiamo a vedere quanti froci la sinistra, per esempio, semina nei programmi televisivi, utilizzandoli come marionette, come pupazzini, come porca, semplicemente per dire sono dei nostri, anche loro, vedete? Ce li indicano con la bacchetta da lontano, dice, vedete? Ah, alza la zampa, stupido, su, fai vedere le unghie laccate, così, ti toccano con la bacchettina e poi dici, ciao, perfetto, basta così, via. Questo ed è drammatica questa situazione qui, quella è drammatica perché quella crea differenza. Tutti noi conosciamo come dire, i politici abbiano dei mandati di ipocrisia che comunque servono per il consenso, però a quanto pare anche questo si sta piano piano sta cambiando per il semplice fatto che ormai ci siamo anche resi conto che non è più una questione morale e non è nemmeno più il caso di farne un dramma né in termini ovviamente negativi né da portare una bandiera che evidentemente anche Nino ci voleva come elemento di rottura a questa cosa qui. Andrea, termina così poi una parola subito a Federico. Mi spiace, ma era una domanda che volevo fare perché sapevo di toccare il punto giusto. Una legge contro l'omofobia, probabilmente a persone così, non, è ovvio che non serva, però se un ragazzino, perché viene offeso dai compagni a scuola, si butta poi da un balcone, non serve una legge contro l'omofobia, servirebbe al limite una legge contro il bullismo per tutti i bulli, uno. E due, non serve, la legge è solo una piccolissima parte, ma lo Stato dovrebbe intervenire non a babbo morto, ma dovrebbe venire facendo cultura, facendo capire che la diversità arricchisce, cioè ogni persona, non ogni frocio, non ogni lesbica, non ogni nero, non ogni cinese, ma tutto ciò che è diverso da noi arricchisce, ci fa vivere un'esperienza e poi ne possiamo parlare finalmente con cognizione di causa. Questa è la cultura con la C maiuscola che dovrebbe entrare nelle scuole, e questa è la verità. Non bisogna intervenire dopo, bisogna intervenire da subito. È per questo che io, ripeto, il libro di Nino è fondamentalmente, per me almeno, lo è stato, non abbiate paura, affrontate le cose con serenità, confrontatevi, non c'è nulla da temere, le etichette non esistono, non esistono le differenze in questo senso, non c'è nessuna cosa. Io davvero, secondo me, questa è una bellissima chiave per la felicità, un modo di vivere che è davvero stato di grande insegnamento e lo dovrebbe essere per tutti. Chiedere, continuare sempre a sapere, continuare a confrontarsi, continuare a conoscersi, per poi finalmente diventare, poter fregiarsi un giorno del titolo, anche noi tutti di vecchie checche. Grazie. Bravissimo, ora vedi che l'intervento di spessore, come già me la preventiva avevo detto, no, è così. E così è importante il passaggio di Andrea, perché comunque un'informazione e una cultura della diversità, non in quanto tale ma in quanto arricchimento, è fondamentale. A proposito di arricchimento culturale, io Federico lo conobbi praticamente all'università durante una lezione, non so se ti ricordi, di varie opportunità. Federico è stato il primo a insegnarmi una terminologia differente, ovvero... perché comunque ci vuole anche dal punto di vista didattico un approccio ben diverso contro chi non sa, perché l'ignoranza a volte è semplicemente, anzi l'ignoranza è non conoscenza, per cui delle lacune crescendo vanno eliminate, e l'università in questo senso comunque c'è da dire si sta muovendo molto bene. Federico mi ha insegnato un termine che è omoaffettivo, che anche Nino riprendeva prima con omosentimentale, insomma. Per cui è così, bisogna semplicemente capire l'altro, perché l'empatia è la prima cosa poi per andare d'accordo con una persona, e che con questa persona può avere l'orientamento sessuale che preferisce, insomma, l'importante è che sia comunque qualcuno che riesca a comprenderti e con cui appunto poter condividere qualcosa. Detto questo, volevo aprire una piccola parentesi, perché comunque Federico
E io siamo legati anche da una conoscenza in comune molto importante, che ovviamente ora non c'è più, però diciamo che personalmente ha segnato la mia vita in maniera immensa, che è Osvaldo Pieroni, un professore e un sociologo che praticamente personalmente mi ha cambiato la vita. E ha scritto un libro che vi invito a leggere, oltre a quello di Nino, insomma, che invito anche a comprare questa sera, che è appunto Bene d'amor perduto, e parla appunto di uomini alla ricerca del bene perduto, e quindi si rifà al machismo visto come quasi etichetta da poter esibire, nascondendo evidentemente altre lacune che, come diceva Nino, sono quelle degli eterofroci oppure di tutti quelli sposati che poi li vediamo sempre andare come dire a le fate ignoranti. Esatto, le fate ignoranti, anche se poi vorrei sapere anche delle opinioni di Nino rispetto a certi ambienti televisivi, ma ci arriveremo perché voglio sapere da te, partendo da Rita dalla Chiesa, arrivando ai registi insomma che più ti sono vicini, cosa non va anche nel mondo dello spettacolo. Però poi devo fare anche un altro paio di domande, però lascio subito la parola a Federico, che appunto ci saprà dire dal punto di vista non solo sociologico il suo punto di vista. Grazie. Allora, io non solo mi ricordo di Antonio, ma mi ricordo che a lezione mi incazzai mortalmente perché nel suo intervento disse una frase del tipo: i gay sono sensibili, estrapolata da un contesto che, probabilmente significava altro. Io mi adirai e risposi in maniera molto provocatoria: tutti i miei ex sono stronzi, mi hanno lasciato, mi hanno fatto incazzare, quindi per me sono stronzi. Questo per dire che io vado anche oltre e mi definisco non un creatore di associazioni, un rottamatore di associazioni, perché le creo e poi le distruggo. Allora, io ho creato l'Arcigay a Cosenza, sono diventato responsabile nazionale cultura di Arcigay, poi tesoriere, e poi mi sono dimesso. Ogni volta che qualcosa si cristallizza mi dà fastidio. Perché? Perché io vado anche oltre quello che dicevi tu. Noi quella la chiamiamo sedia semplicemente per un bisogno comunicativo. Perché se io la chiamassi sedia e la signora la chiamasse tavolo, il nostro protocollo linguistico non potrebbe mai funzionare, perché se io dico sedia e la signora indica lo stesso oggetto chiamandolo tavolo, non ci capiremmo mai. Ma la sedia può essere di plastica, può essere di vetro, può avere forme diverse. Allora, dove sta il problema? Io sono anni che mi interrogo su chi è un omosessuale e non riesco mai a darmi una risposta, perché da un lato pensi che un omosessuale è una persona che si innamora o prova attrazione fisica per una persona dello stesso sesso, anche perché proprio in questa logica che dicevi tu, attenzione dal proporre un modello di gay che da che veniva stigmatizzato adesso diventa una sorta di santo che dal paradiso scende sulla terra, perché questa è un'operazione altrettanto pericolosa, perché riconduce sempre a delle categorie, soltanto che cambiano i contenuti. Quindi prima ci dicevano che eravamo malati, adesso ci dicono che siamo creativi, sensibili e buoni e santi. Allora, dove sta il vero problema? Il bisogno di omologazione è anche stata la conseguenza della globalizzazione. Ci vogliono globalizzati. Io sono nato a Verzino, un paese che forse nessuno conosce, nel Crotonese. 2200 anime. Io ho quasi 40 anni. Quando ero io ragazzo non esisteva internet. Quando ho iniziato a capire che era venuto ma un bonazzo di professore di educazione fisica alla seconda media, io lo vidi e dissi: ammazza, dico, ma non è una professoressa, è un professore, che mi sta succedendo? Allora, da un lato andare alla ricerca di una rappresentazione di te stesso senza dei modelli. Io non avevo dei modelli di riferimento. Adesso invece c'è internet, ci sono le chat, i social network, e quindi questo tentativo di incasellare viene anche spinto da questa situazione di contesto dove,
come diceva Nino, adesso la chat, io anziché vedere un bel ragazzo e dire che bello, magari se nella platea vedo uno che mi piace, andrò a casa, andrò a vedere se per caso riesco a beccarlo su Facebook e gli manderò il messaggio, perché adesso c'è anche la difficoltà della comunicazione, ok? E questo è diventato il nostro modello di riferimento. Omologazione, incasellamento. Io nel titolo Diario di una vecchia checca trovo la soluzione, perché dentro una strategia, anche quando noi cerchiamo e abbiamo la presunzione di dire io non voglio fare politica, io non appartengo a nessuna associazione, io non appartengo a nulla, però nel momento in cui io esprimo un mio pensiero non mi posso esibere dal far politica. Perché c'è una strategia? Pensiamo ai movimenti femministi. Io non sono contrario al gay pride, sai perché? Perché il gay pride, se capito, doveva essere uno strumento di rottura rispetto al sistema. Cazzo, mi volete omologato? E io divento donna. Allora, siccome poi è difficile far capire questo passaggio, si capisce altro, quindi la pericolosità è nell'interpretazione delle cose, non... Allora, io sono checca e mi definisco anch'io checca, e non è una questione solo linguistica, perché nel momento in cui tu ti definisci in un determinato modo, cerchi di evitare di essere incasellata. E la cosa più grave, sapete qual è? Non è vero che le cose in Italia non cambiano per colpa della Chiesa Cattolica, che ha le sue responsabilità, per colpa solo della politica, che ha le sue responsabilità. Le cose non cambiano in Italia per colpa dei gay, degli omosessuali gioiosi. Perché non cambiano? Perché io, Federico, mica sono cresciuto sull'isola deserta come Robinson Crusoe, che al più aveva la scimmietta a fianco. Io sono vissuto nella stessa società nella quale l'omosessualità è sempre stata declinata in un'accezione negativa. Molti omosessuali che fanno? Talmente si autoconvincono che essere gay è negativo, che le nostre relazioni sono relazioni di serie B. Quando io mi sono lasciato col mio ragazzo, ho pianto un mese e ancora ci sono legato, perché ho bisogno di sentirmi con lui ancora. Allora, se fosse solo sesso, non penso, se fosse stato solo sesso, non penso che avrei subito questa sofferenza. Andavo sul catalogo e trovavo il prossimo. Allora, quando un gay invece si autoconvince di essere sbagliato, pensa che le proprie relazioni siano relazioni di serie B, allora la nasce il problema, che si chiama, ed io sono uno di quelli più odiati nella, chiamiamola, comunità che non esiste, gay, perché io dico che la colpa è di molti gay che pensano questo, e ne sono tanto convinto, e vi dimostro che è difficile svincolarsi da una determinata visione. Vi racconto un episodio di cui fui vittima io stesso. Arrivai da Verzino, ripeto, paese di 2200 anime del Crotonese, nell'evoluta emancipata Cosenza, ok? Primo anno di università, mi portarono a fare il famoso giro dietro le poste. Dietro le poste a Cosenza, per chi non lo sapesse, è un luogo di battuaggio dei transessuali. Quando vidi una trans la prima volta, ebbi paura e mi misi a piangere. E guardavo da un punto di vista privilegiato di persona che aveva subito su se stessa la discriminazione. Quindi mi rendo conto della difficoltà che ha la gente nell'approcciarsi a ciò che non conosce. L'ebbi io stesso rispetto a qualcosa che era vicino a me. Allora, dove sta la soluzione? Nel riportare dalla dimensione della categoria alla dimensione dell'essere umano. Io sono Federico, che poi ho in comune con Nino il fatto che ne piacciono i mascoli, è un discorso che ci piacciono gli uomini, è un discorso che ci accomuna per certi versi, ma resta la nostra individualità, la nostra autenticità come persona. Allora, io che, ripeto, sono un rottamatore di associazioni, cosa ho pensato? Mi sono seccato già della Certi Diritti, dopo un anno, e andremo a fondare domani un'associazione che si chiamerà Diritti Umani Parte Integrante. Perché dico questo? Perché l'errore
io non voglio diritti civili, perché per chi ha un minimo di conoscenza del diritto pubblico sa che il diritto civile è legato allo status di cittadinanza. Ma la persona nasce prima del fatto di diventare cittadino. Io devo essere rispettato nel momento in cui io metto il primo piedino fuori in questo mondo. Quindi siamo anche noi che facciamo anche degli errori metodologici, cioè ci sono delle strategie errate e qualcuno le continua a promuovere. Come omoaffettività è importante che passino questi termini, perché io non voglio che si pensi che omosessualità, quindi dice questo va a letto, che poi nella mia vita privata io posso vivere la sessualità. Ecco, uno dei problemi più gravi è che proprio la sessualità non si vive. Io mi confronto con le mie amiche che ancora mi dicono, dico ma sono fidanzata, ma ti è mai capitato di chiedere al tuo ragazzo stasera mi va di fare questo? No, io sono donna e non lo posso fare. Dico, quindi il rapporto si subisce. Quindi il rapporto sessuale si subisce. Io in quanto donna non ho titolarità, allora. Per me la sessualità, e questo è l'elemento comune, è la massima sfera di libertà dell'individuo. Un solo limite c'è. Uno, deve essere esercitata tra persone consenzienti. Dopodiché che tu ti butti dall'armadio, piuttosto che ti piace fare 6 a 3, a 4, a 5, a 10, a 50, non deve interessare a nessuno. Allora, diario di una vecchia checca diventa una strategia, perché il diario è la biografia di una persona, che è Nino, che è diverso da Federica, è diverso da Antonio, è diverso da Andrea, è diverso da chiunque di voi. E quindi quando si legge la storia puoi immedesimarti, perché ci possono essere dei punti che tu rivivi, però resta sempre la differenza, e la differenza è ricchezza. Perché la dobbiamo smettere. Allora, un errore è quello di vedere i diritti, io non riesco a capire perché i diritti vengono immaginati come una borsa piena di qualcosa da distribuire. I diritti seguono una logica moltiplicativa. Se riconosco dei diritti ad Antonio, non tolgo nulla a Pietro o a Pasquale, ma perché un concetto così semplice fa difficoltà ad entrare nella mente delle persone? È davvero così difficile capire questo? Allora ci mettono nelle condizioni di dividerci in tante categorie. Quindi dopo, io perché sono a favore, sai perché sono a favore dei Pride? Te lo dico perché io mi incazzo quando mi vedono in carne, grasso, e mi dicono allora tu sei bear, orso. Oh, ma come mi innervosisco, perché dopo le battaglie che hanno portato la comunità omosessuale negli anni 80 a venire fuori attraverso un processo di rottura rispetto agli schemi, quindi gli anelli ci stavano a quell'epoca, perché io volevo dimostrare che cazzo tu mi vuoi maschio e viene con suo femmina, ok? Divento ancora più donna. Però adesso proprio questa omofobia interiorizzata che caratterizza anche il mondo gay ti spinge a voler creare un modello di gay socialmente accettato, che se ti fai la barba, se sei maschile, se entri in quegli schemi, allora la società ti accetta. No, non funziona così. Tu devi accettare la persona nel momento in cui quella persona si autorappresenta. Senti omosessuali che dicono, gay che dicono, io con quello non ci esco perché è femminato. Cioè, cose assurde. Questa è omofobia, questa. Questa è l'omofobia vera. E chi la promuove? Il Papa, solo il Papa, i politici, o è la società stessa? Allora, ritorniamo ad una società che sia accogliente verso l'altro, che non faccia le guerre tra categorie. Io sono per i gay, quindi tiro i diritti verso di qua, poi però se vedo il negro, perché la Macaping mi ha insegnato a chiamare negro e non di colore, perché non è un dipinto, allora se vedo un negro dico no, puzza, però io sono gay, allora tiriamo anche il nostro mulino e emarginiamo l'altro, perché la società ha bisogno sempre di scarti sociali. No, non è questa la strategia. La strategia è promuovere delle politiche di accoglienza per tutti.
finiamola di fare la guerra tra i poveri, tra associazioni, di qua, di là, colori, sigle e quant'altro, e ritorniamo alla persona. Narriamo le nostre storie, perché è l'unico modo per portare con un esempio di vita, come ha fatto Nino, non un'immagine ideale, la persona. Nino è questo, con i suoi pregi, i suoi difetti, le sue idee. Una domanda ti faccio, chiudo l'intervento con una domanda. Si può essere gay e cattolici? Perché qualcuno mette in dubbio anche questo. Rispondimi su questo. Guarda, si può essere gay e cuochi, si può essere gay e magri e alti e grassi e bassi, pelati, truccati e non truccati, vestiti bene, vestiti male, ricchi e poveri. È una follia pensare che ci possano essere dei divieti ad essere una cosa piuttosto che l'altra. Mi pregio di essere di non essere gay, purtroppo, ma di essere ricchione, e rimango della mia idea che ricchione è meglio, e di essere cattolico e praticante, e di essere all'interno della religione cattolica anche critico verso tutto ciò che oggi, per esempio, la religione, la Chiesa cattolica sta criticando al suo interno, perché è mantenendo il proprio posto che le cose cambiano. Perché se tu sei critico, se io sono cattolico e mi rendo conto che c'è un errore nella gestione della liturgia, ma non della fede, io devo rimanere e fare in modo che quella cosa che è sbagliata venga quantomeno presa in considerazione e poi aggiustata. Mi dà fastidio quando, per esempio, sia nei social ma anche negli incontri, nelle cose, ci sono gli omosessuali che da una parte vorrebbero che la Chiesa riconoscesse i diritti degli omosessuali, ma appena beccano un prete ricchione lo massacrano. Io nel libro parlo di due storie importanti, due storie carine con due sacerdoti. Che gli devi dire? Che gli devi dire? Non è che erano meno preti in quel momento e più preti quando sono sull'altare. Sono preti comunque. E ancora oggi, quando si parla di prete omosessuali, un conto è il prete omosessuale, un conto è il prete vizioso, un conto è il politico omosessuale, un conto è il politico ladro e vizioso, un conto è il padre di famiglia che te devo dire retto, corretto e con magari qualche dubbio sulla propria identità sessuale, e un conto è il padre di famiglia farabutto che va via, che abbandona o che rimane per menare, per massacrare e così via. Non puoi dire, dicono, com'è possibile essere cattolici e di destra? Dico, allora, mi riconosci che sono ricchione? Sì. Mi riconosci che sono cattolico? Sì. Mi riconosci che sono di destra? Sì. E allora si può essere. E allora si può esserlo. Così come io riconosco a te, dico a Mario, la possibilità di essere omosessuale, quello che ti pare, di destra, di sinistra, di centro, eccetera, eccetera, eccetera. Ma quando tu dici... Ognuno di noi ha il proprio diario, perché ognuno di noi ha la propria vita e ognuno di noi ha la propria verità. Non esiste una verità unica, esiste la verità con la V maiuscola, ma a chacun sa vérité, dicevano i francesi, traducendo ciascuno a suo modo, no? di Pirandello. A chacun sa vérité, cioè a ciascuno la propria verità. E Pirandello diceva ciascuno a suo modo, cioè ciascuno ha il proprio modo di raccontare la verità. Se voi adesso, per esempio, stasera è successo questo, ci siamo incontrati qui, siamo adesso 30 persone, ci separiamo e andiamo in 30 luoghi differenti, racconteremo questo pomeriggio in 30 modi differenti.
non c'è niente da fare. Pirandello nell'Uomo dal fiore in bocca dice che quando si parlano l'avventore pacifico e l'uomo dal fiore in bocca, a un certo punto dicono la verità, anche se io te la racconto, tu la mia la riceverai secondo la tua vita, secondo le tue esperienze di vita personali, per cui tu ti farai un film di quello che io ti sto raccontando, della mia vita, che non sarà mai la mia vita, perché non potrai mai sapere qual è l'intensità precisa del fiore d'arancio che mi inebria, non saprai mai che goduria che provo a mangiare un fico, perché quel fico, non il fico nero, ma quell'altro, perché era quello che mi portava mio zio, col quale sono cresciuto quando ero bambino, e che erano i primi che gli andava a strappare dal fico, e me lo portava mentre io stavo giocando nella campagna, ma era quel fico, di quell'albero preciso, che poi sono andato a staccarmene un ramo per poter avere quel fico, quell'albero di fico, che non è però quello, ma è un suo discendente, e non farà mai più quei fichi. Quindi a me rimane quell'immagine lì che tu, io te la racconto, ma tu non potrai mai, se anche ti dico guarda quell'albero lì, tu ti immaginerai altre cose. Allora il rispetto dell'altro è il segreto. Poi che arrivi l'insegnamento da un filosofo, da un matematico, da un mistico o da un bestemmiatore, sono tutte strade, una più nobile dell'altra, perché se accetto il mistico, accetto il bestemmiatore e non andrò a correggere né l'uno né l'altro, perché io non sono nessuno. Allora io ti dico, se mi innamoro di Federico, è il grande errore che facciamo molto spesso, che quando ci innamoriamo di una persona ci innamoriamo in realtà di quello che speriamo diventi quella persona, anzi di quello che vogliamo far diventare quella persona, senza sapere cosa succederà mentre noi lavoriamo, perché in realtà io lavoro per farti diventare in un modo, poi tu mi diventi in un altro e non mi piaci più, e tu non sarai più né quello che eri all'inizio né quello che io avrei voluto che tu diventassi, diventi un'altra cosa e ci separiamo. Allora, questo è il pesante dramma, vieni qua Marchese, vieni qua. Questo è il pesante dramma della incomunicabilità e della impossibilità a volersi bene. Le pretese dell'uno sull'altro. Ecco, diciamo che non l'ho imparata questa lezione, ma mi piace percorrere questa strada, che è la via, che si chiama proprio via della non pretesa, sperando di imparare la lezione mentre sto camminando. Al momento ho superato i primi due incroci e nessuno mi ha messo sotto, spero di arrivare non so dove, ma non arriverò mai alla fine, perché è una strada che non ha mai fine, e forse quello aiuta le persone, ripeto, a volersi né bene né male, a volersi, ad accettarsi, a cum patire. Quindi cum pathos è proprio la stessa sofferenza, ma non in senso di dolore, è la stessa vita, no? La stessa fatica di vivere, perché è un lavoro. C'est un travail, mi dicono i ragazzi africani, c'est un travail, ma c'è un lavoro vivere. Allora, partecipare al lavoro dell'altro con il proprio significa camminare insieme, sapendo che non è una passeggiata di salute. Ci possiamo divertire, ma a volte ci possiamo anche scazzare, e così. E così forse si saltano le differenze, altrimenti non ce la faremo mai. Poi, ripeto, sì, sono cattolico, de destra, con Ricchione, di origine ebrea, albanesi, perché la mia famiglia credo che sia arrivata intorno al XVI, scappando da quelle terre lì, calabrese, pensa che disgrazia, sciagurata per esempio, no? Eccetera eccetera eccetera. Una cosa è certa, che sono antiscopellitiano, quella è una roba che rimane proprio come cammino per la prossima reincarnazione, queste poche cose. Grazie Nino. Emerge dalle parole di Federico e di Nino una semplicità nell'affrontare certi discorsi, ovviamente questa semplicità
è frutto di una maturità venuta dopo tantissime esperienze negative, ma anche comunque di insegnamento come quelle di tutti, e sono riusciti a, attraverso le sofferenze, a avere la capacità di, nonostante l'essere segnati, dare consapevolmente una svolta alla propria vita e quindi testimoniare anche dando voce a chi magari in questo momento è più fragile, più debole e può come dire, prenderli come modello per poter aprirsi e confrontarsi in maniera differente. L'importanza probabilmente anche di questo modo di vivere è dettato dalla famiglia, perché non prendiamoci in giro, risulta fondamentale avere un'infanzia oppure una vita serena dettata dalla famiglia, perché io so che le storie di Nino e di Federico si intrecciano proprio dal punto di vista familiare, perché conosco da attraverso le loro testimonianze come abbiamo potuto avere la fortuna di avere dei genitori che li hanno sempre sostenuti nei momenti di difficoltà e hanno gioito con loro ovviamente nei momenti positivi. Prima di leggere un passo bellissimo del libro di Nino e chiudiamo se no si impasti, diamo la parola a Marco Marchese di Certi Diritti Calabria, che grazie per averci innanzitutto raggiunto, perché sappiamo insomma che è stato molto difficile, è stata una giornata difficile, tragica, però insomma ci teniamo anche al tuo saluto. Grazie. Grazie, io vi rubo soltanto un minuto, anzi mi scuso perché sarei dovuto essere qui già dalle 5:30, però purtroppo una serie di circostanze avverse durante un lungo viaggio e un incidente stradale soprattutto mi hanno fatto raggiungere Cosenza soltanto a quest'ora. Io intervengo soltanto un minuto per ringraziare Nino, Federico, Antonio ed Andrea per aver animato questo dibattito, e ringrazio in particolar modo Nino per questo libro. Io ritengo che questo libro sia un libro coraggioso, perché Nino voglio dire, parla di se stesso, inutile dire, in modo più ampio che a 360 gradi, parla veramente con onestà, e da questo libro si traggono veramente tantissimi insegnamenti. Io questo libro l'ho letto in un viaggio andato e ritorno su Roma, città alla quale tu sei molto legato, esatto, anche se come ho scritto poi a Nino, diciamo, questo è un libro anche da meditare, si fa leggere benissimo, nel senso che si legge in una giornata, perché è un libro che ti prende. Anche se sta male, poi dopo leggere in così poco tempo e senza meditare tutti gli insegnamenti che se ne possono trarre. Sicuramente Federica avrà affrontato il tema dell'omofobia interiorizzata, perché voglio dire, è uno dei temi principali, voglio dire, dal quale emerge anche dalla storia che ci racconta Nino. Ma la cosa che mi ha colpito di più ed è anche un esempio, in questo rappresenta un esempio Nino, il rapporto appunto con la famiglia, quanto è importante soprattutto per le coppie omoaffettive, per le persone della comunità LGBT, lesbiche, gay, bisessuali, transgender, avere alle spalle, voglio dire, ho detto qualcosa di male, non lo portate più perché sta diventando una gay. Ah, ok, poi lo riprenderò chiaramente dalla registrazione di Liberi TV. E di conseguenza, quanto è importante avere alle proprie spalle una famiglia per sostenere in questa società che ancora è tutt'altra che inclusiva tutta una serie di persone che sono discriminate. Dico soltanto un'ultima cosa, che è più una comunicazione di servizio: noi proprio in quest'ottica, proprio domani pomeriggio, fonderemo una nuova associazione, ne avete parlato pure di questo qua, dove il filo conduttore e la strategia di questa nuova associazione sarà proprio quella di uscire completamente dalla logica stretta e dal giardino stretto i diritti della comunità LGBT. Cioè, le discriminazioni vanno combattute a tutto tondo, per cui questa nuova associazione avrà l'ambizione di fare rete con tutta un'altra serie di associazioni. Si sta già operando su questo per combattere ogni forma di discriminazione e cercare di raggiungere una società più giusta, perché oggi purtroppo assolutamente non lo è. Vi ringrazio, so che siete qui da un bel po', per cui restituisco la parola e vi chiedo scusa per questa intrusione. Anzi, grazie mille a Marco. Siamo ovviamente in conclusione, è evidente come gli spunti di riflessione sono stati così tanti che il libro è stato, anche se vogliamo, un pretesto per poter aprire importantissime parentesi, dalle quali però è venuto fuori una cosa: l'importanza dei sentimenti.
cioè la maniera più autentica di darsi verso gli altri. E ho avuto la possibilità, la fortuna di conoscere anche la madre di Nino, che è una donna straordinaria, anche perché per certi aspetti come dire assomiglia alla mia, per cui ho riconosciuto molto, ecco, in lei i tratti di mia madre. Detto questo, diciamo dell'importanza della famiglia. Nino ha avuto, e qui nel libro lo dice, un unico grande amore dopo tante situazioni, che è Manuel. Però prima ancora abbiamo detto che il suo primo fidanzato, il suo vero fidanzato, è stato suo padre. Il padre a cui ha scritto appunto quanto si è di fatto dichiarato. E il padre è stato straordinario nel riuscire a comprenderlo subito, non ha dovuto far nulla se non guardarlo negli occhi e vederla una cosa estremamente normale, abbracciando il figlio e facendolo sentire tranquillo, libero. E da qui insomma poi è venuto fuori quello che, come dire, Nino Spirli è, che ci impreziosisce con questi suoi modi che, come dicevamo, sono frutto veramente di tante sofferenze che lui è riuscito a far germogliare come positività. Vorrei, prima di lasciare ancora la parola a Nino, leggere un passaggio che è commovente, perché è appunto il momento in cui Nino parla con il padre e appunto dichiara la sua omosessualità. 1 settembre 1985, Sant'Egidio Abate, Taurianova. Dopo tutti questi mesi è venuto il momento. Sì, ne sono convinto, non è un capriccio, questo è amore vero. Posso finalmente parlarne con papà. Entro nel suo studio, lui è impegnato a scrivere il testo di una delle tante conferenze sulla storia della Calabria che tiene in giro per l'Italia. Batte ancora sulla sua Olivetti Lettera 22 ed è come se suonasse uno strumento musicale. È assorto nei suoi pensieri. Sai, papà, questa volta credo di essermi innamorato di un uomo. Aspetto la sua reazione. Il concerto cessa, papà abbassa i suoi occhiali sulla punta del naso, mi guarda e sorride dolcemente. Sei felice? Perché se tu sei felice, sono felice anche io. Se poi me lo vuoi presentare, questo tuo nuovo amore, la casa, sai, è aperta. Ne nasce uno ogni 500 anni di padre così. In realtà, il mio grande amore è lui. Ho allungato la mano sulla scrivania per cercare la sua e lui ha fatto lo stesso per cercare la mia. Le abbiamo strette contemporaneamente guardandoci negli occhi, leggendoci nel cuore. Beh, insomma, la grande fortuna di avere un fidanzato così enorme, un padrino di esperienze di vita così profondo. E saranno 15 anni fra qualche giorno. Vi voglio leggere proprio la pagina dedicata alla conclusione dei nostri incontri. E così chiudiamo. 28 aprile 1999, a casa, vuota. Se n'è andato alle 7 del mattino del 26, dopo 15 ore di agonia. Eravamo tutti in cucina. Mamma gli aveva preparato due cucchiai di minestrina Plasmon. Ad un certo punto papà, seduto su nella poltrona di fronte al caminetto, mi chiede di accompagnarlo a letto. Mamma arriva col piattino ed io tento di fargli assaggiare la minestrina. Mezzo cucchiaio, seduto al bordo del letto, poi mi dice no. Ci baciamo, sfiorandoci le labbra, e poi si stende. Lo copro. Resta vigile ancora per poco, quieto, piccoli gesti rivelano una lucidità che si affievolisce piano piano. Alle 17 stacca il contatto, quello più evidente. Mamma fa chiamare il prete e le mie sorelle piangono in cucina. Mi colpisce la lucidità di mia madre, una lucida rassegnazione carica di fede. Sento il rantolo dell'agonia di papà. Vedo i capillari degli occhi colorarsi di verde e capisco. Capisco il segnale che mi sta mandando. Eccola l'Eucaristia.
Ecco l'offerta della propria vita perché gli altri ne capiscano il mistero. Ecco Gesù Cristo. Ed ecco la mia fede rompere nel cuore, nell'anima, in quella stanza. Abbiamo vegliato tutta la notte, mia madre e Dio. Non ci siamo mossi un solo secondo. Le gemelle abbracciate l'una all'altra le abbiamo confinate nella grande cucina a fianco al camino sempre acceso. Zia Lina si è stesa sul divano del salotto, Manuel con la febbre a 40 dorme nella nostra camera. Con mamma in mezzo, Angelina e suo marito felice, la nostra grande guida medica fa la spola tra la camera da letto e il camino della cucina dove di tanto in tanto cerca di consolare sua moglie Loredana, che a malapena trattiene le urla della disperazione per non far crollare Eleonora, che ha già tanti problemi. Mi colpiscono al cuore le mie sorelle, sono tornate bambine. Alle 6:45 un flash, ma lui non sa come si muore. E così mi avvicino e comincio a parlargli in un orecchio. Sono come in trance, qualcuno parla per me. Chiedo a mia madre di lasciarlo andare, così come faccio io dopo aver detto a papà, stringi la mia mano e allunga l'altra verso la luce del tunnel, perché dall'altra parte c'è la tua mamma. Pochi secondi, carichi di un amore che non avrei mai immaginato di saper vivere, pochi secondi. Ho raccolto respirandolo il suo ultimo respiro, l'ho sentito entrare in me e so che sarà infinito, perché di processo chimico in processo chimico una parte di quello rimarrà sempre. L'ho rasato, lavato, vestito, ricomposto nel suo letto. Poi ho chiesto di rimanere solo con lui. Ho pianto, ho urlato. Io, guardate, io non so quanto vivrò, ma sono anni fottuti alla vita, perché quella sera, quella notte, me ne sono andato con lui. Grazie di essere stati qua, ragazzi, grazie di aver dato questa confidenza a una vecchia checca che ha raccontato la propria vita e che lotta perché tante altre, spero future, simpatiche e tragironiche vecchie checche possano un giorno raccontarla con la stessa leggerezza ma con la stessa profondità. Grazie veramente. Grazie Livino. Vorrei fare solamente due ringraziamenti prima di, come dire, congedarci. Ovviamente la libreria Ubik, che si è, ripeto, dimostrata straordinariamente disponibile, quindi veramente un grazie di cuore. Poi voglio ringraziare il mio compagno di viaggio, Michel Dessy, che oggi è qui, che praticamente vive con me esperienze giornalistiche importanti, ma anche ovviamente un'amicizia straordinaria che è stata, anche grazie a Nino, è nata appunto e che quindi condividiamo. Quindi volevo ringraziare Michel, ma anche tutti gli altri colleghi della stampa e ovviamente voi presenti, Liberi TV, Federica Imbrogno, Rossana Muraca, Francesco Vidonna, insomma tutti quanti quelli che oggi assieme a voi presenti hanno reso possibile appunto questo evento. Quindi vi ringrazio, lascio la parola a Nino e avremo sicuramente modo, ovviamente insieme a questi anche relatori che sono, come dicevo da Andrea, di uno spessore importante, di fare tante altre iniziative. Quindi grazie a Marco Marchese, Andrea Gargano, Federico Cerminara. E gli do la parola a Nino ringraziandolo perché ancora una volta ci ha insegnato, anche attraverso l'omosessualità, come si possa essere non maschi ma appunto uomini. Grazie. Grazie a te. Sì, un abbraccio caro a tutti voi perché avete voluto assieme, veramente tutti insieme avete fatto un'operazione bellissima, grazie a tutti i partecipanti e vedo arrivare all'ultimo minuto perché so che era in viaggio Iole, grazie Iole Santelli, perché dovete sapere che con Iole abbiamo vissuto anni meravigliosi, i miei anni romani, gli ultimi anni romani fatti di grandi progetti e di grande commozione e adesso condividiamo anche dei grandi ricordi di famiglia. Grazie Iole, grazie a tutti voi.